amici di MTB Dissipation. Cominciamo oggi la nostra serie di interviste con atleti professionisti. Siamo qui con Alexander Polsev, ve lo ricorderete, e ha corso con squadre molto importanti come il Team Katusha, Team Gastrom. Ricordiamo anche la sua vittoria come titolo di campione di Russia. E niente, ci siamo incontrati oggi e chiediamo a lui, che ha da poco smesso di correre come professionista e ha cominciato adesso la carriera di preparatore, di darci qualche consiglio per chi volesse cominciare ad andare in bici. Buongiorno a tutti. Allora, la cosa più importante per fare il risultato è, prima, la testa. Deve avere la testa una persona, perché deve gestire tante cose, e la testa è più importante di tutto. Secondo, allenamenti. Se avete la preparazione giusta, secondo me arrivate più veloci in vostro scopo avrete di meno fatica. Terzo, l'alimentazione, perché adesso ci sono, non so, mondo, le diete, tutto, ma ogni persona deve trovare la sua guida, perché è importante anche questo, gestire il peso, anche non perdere la forza, perché tante volte le persone non sono capaci, dicono sì, non mangiamo, perdiamo il peso, ma perdete anche la forza, questo è anche molto importante. Il terzo, gestire la giornata. Diciamo che se avete il tempo, allenarsi a mattina è meglio che verso a sera, perché siete più freschi, allora l'allenamento viene più efficace. E il quarto, diciamo così, che adesso negli ultimi anni la biomeccanica è andata molto avanti, e se siete andati da un professionista che dice che la spinta vostra adesso è migliore e efficace, è un buon punto secondo me, perché è molto importante non fare male, ma anche spingere giusto, diciamo così, sì. Secondo me molto importante anche fare il test prima di iniziare una preparazione, perché diciamo, sapere le vostre zone e gestire bene è la cosa fondamentale per aumentare il vostro FTP, perché anche io, come un velocista, a me per andare forte a fine della corsa, per fare la mia volata, dovevo avere la FTP abbastanza alta. E diciamo che il test, ci sono tanti modi per fare il test. Cioè, potete fare la salita di 8 minuti, di 12 minuti, da 20 minuti. Possiamo fare il test con la maschera, con prendere il lattato. Ci sono il mondo di test, però secondo me è efficace più di tutti la strada. Ecco, termina qui questa nostra prima breve intervista e ci vedremo con altre puntate, altri amici di Alexander, e se volete potete contattarlo per avere consulenze e qualche consiglio per andare più forte. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao.